Canto 48, l'ultima impresa eroica di Dioniso, l'ultima fatica a cui Era lo sottopone. E infatti, cosa succede? Succede che Dioniso si sposta in Tracia, dove avviene una sua personale gigantomachia. Da solo combatte contro i giganti, perché Era si rivolge alla terra, a Gea, che è sempre madre dei giganti, dei titani, queste figure mezzi uomini, mezzi serpenti, che indicano appunto la potenza degli abissi della terra, dell'aspetto ctonio del cosmo, giganti che si autogenerano, che Gea genera per partenogenesi. Quindi Gea, istigata da Era, fa sorgere questi giganti che devono rinnovare le gesta dei titani, come i titani combatterono contro Crono, perché lo stesso Zeus è un titano, ma anche poi contro Zeus stesso, e squartarono, uccisero il primo Dioniso, cioè Zagreo. Così adesso questi nuovi giganti, nella Tracia, ambientata in una regione quindi lontana, montana, selvaggia, ai limiti della Grecia, combattono contro Dioniso con le classiche armi primitive dei giganti, usando interi alberi come fossero delle lance o delle spade, e lanciando pezzi di montagna, pezzi di roccia. Dioniso naturalmente li vince con la sua superiorità teofanica, vola, si libra nell'aria e usa come battaglia, come arma, un ulteriore elemento proprio dei riti notturni, la torcia, il fuoco che si muove nell'aria. Simbolici i nomi di questi giganti, come Encelado ad esempio, raffigurati come nuovo Tifone, come nuovo Tifeo, e abbiamo alla fine un ennesimo rito, una lotta agonica e ierogamica, che ricorda molto la lotta di Peleo contro Teti, cioè la lotta ginnica di Dioniso contro Pallene, figlia di uno di questi giganti, il quale aveva una colpa in più, in quanto impediva a sua figlia di sposarsi, la teneva prigioniera come Nomao fa con Ippodamia, addirittura avendo un illecito desiderio verso di lei. Quindi è figlia di un gigante, Pallene, nome che forse per alcuni studiosi deriva da pel, fango in indoeuropeo, ma probabilmente deriva da palleggiare, da un verbo greco che indica palleggiare, l'asta, quindi è un'amazzone questa, figlia di un gigante, ma è un'amazzone, come il nome di quell'amica di Atena da cui verrà il Palladio, che morì accidentalmente durante dei giochi armati, dei giochi ginnici fatti con l'amica Atena, perché anche Atena naturalmente è un'espressione molto simile a quella Artemidea. Quindi è molto bella questa scena che ricorda le lotte giocose fra Dioniso con il fanciullo Ampelo. Qui è Dioniso che lotta come prova eroica, ma anche prova erotica. Eros, eroico, eroe viene da Eros, dopotutto, lotta con una Pallene nuda, senza veli, molto forte, ma naturalmente vince Dioniso e uccide il padre. Il gigante padre di Pallene, un Dioniso eromaneos, quindi folle di Eros, di passione, un Dioniso ninfocomoio, quindi è un agone, questo è scritto così, un ninfocomoio agona, quindi un agone ninfico, un agone che certamente aspetti eroici come ogni agone decisivo, fatale, ma anche aspetti erotici. Si rinvia anche alla scena di Pomene che vince Atalanta. Col Tirso, alla fine, Dioniso, dopo aver vinto ginnicamente Pallene, uccide il padre Sitone, questo gigante selvaggio, immorale, anomico, che appartiene ad un topos dell'eroe che vince riti sanguinosi, tribali, come appunto Pelope che vince Enomao, o come lo stesso Eracle che uccide il sacerdote egizio Busiride che faceva ancora sacrifici umani. Abbiamo infine un penultimo trionfo amoroso di Dioniso, le Nereidi, Galatea, Teti, tutti gli esseri del mare della Tracia fanno festa a questa unione fra Pallene e Dioniso,
Dioniso esalta Pallene dicendogli non preoccuparti, la consola della morte del padre dicendo in realtà tu sei figlia di Ares, figlia di Afrodite, quindi c'è una stirpe spirituale, un carisma in Pallene molto superiore al suo carisma di sangue. Questa esaltazione di Pallene è molto bella perché mostra sempre questa sacralità femminile fra Artemide, Ares e Afrodite, a cui è molto vicino Dioniso. Addirittura dice: io credo che il signore Hermes, l'Enagonio, cioè l'arbitro dei giochi, Hermes Agonico, ti abbia procreato. Alla fine, dopo aver amato Nicea, vi ricordate, nella penisola anatolica, all'andata verso gli indiani, dopo aver amato Berito e aver vinto, ma nonostante questo non essersi però l'unico caso unito con Berito, dopo l'episodio di Arianna e di Pallene, giungiamo al quinto, alla quinta passione, alla quinta donna di Dioniso, sempre donne sacre, l'unione come un rito, che è Aura. Aura si trova in Frigia. Quindi torna a casa Dioniso, dopo aver ripercorso il percorso di Cadmo, dopo essere andato dove sorge il sole in India e essere tornato, dopo aver conquistato spiritualmente le principali città della Grecia, cioè Argo ed Atene, dopo essersi installato a Naxos, le Cicladi al centro dell'Egeo, torna a casa, torna dalla nutrice, dalla madre simbolica e spirituale, cioè Cibele Rea, in Frigia. In Frigia, fra i monti e i boschi del cuore della penisola anatolica, dove ci sono le caverne ricche di leoni, c'è Aura, una vergine, un'epifania di Artemide, naturalmente, viene descritta addirittura a guidare il carro di Artemide, essere auriga di Artemide, e qui lui si invaghisce di Aura, appunto dalla freccia di Eros, e abbiamo un ennesimo Dioniso appassionato, che subisce passivamente in modo femmineo questa travolgente passione verso Aura, che nel nome richiama naturalmente l'elemento aereo, volatile, il vento, è veloce come Artemide, sfugge, assolutamente imprendibile, assolutamente chiusa in questa sua esoterica e misterica verginità, e quindi deve vincerla con l'astuzia, l'unico modo per unirsi a lei. Viene inviato un sogno, il sogno spesso compare nelle Dionisiache, e Dioniso anche è un dio del sogno, un sogno dove lei cattura una leonessa viva, la nostra Aura, portandola ad Artemide, ma in realtà poi compare Afrodite, per cui è un sogno che preannuncia un piegarsi di Aura ad Afrodite, infatti si sveglia molto arrabbiata la Vergine Sacra. Un sogno che Aura concepisce vicino ad un mirto, pianta di Afrodite, quindi nulla mai casuale, tutto è semantico nel racconto del mito. Molto bella questa scena di Aura e Artemide che corrono col carro fra i boschi, volano da una cima all'altra, alla luce della luna, accompagnate dalle amiche, da Upi, da Caerga, che sono espressione del corteo di Artemide, ricordiamoci che sono oceanine, quindi Artemide ha molti punti di contatto con Dioniso, sia i boschi, sia l'aspetto animale, la complicità, l'intimità panica con la natura, ma anche questo porsi fra terra e mare. Artemide è la dea anche dei porti, delle strade, oltre che dei boschi, e Dioniso anche lui è un po' marino, un po' terrigno. Durante un bagno, dopo una corsa folle con Artemide, abbiamo una scena anche qua idilliaca, molto bella, ripresa infinite volte poi dal mito che abbiamo visto già nella scena con Ateone, cioè Artemide, Aura e le altre oceanine, le altre ancelle adepte di Artemide, fanno il bagno. Quindi la dea, che non può, il cui corpo non deve essere visto dagli uomini, non può essere visto, nuota. È molto bella questo verso di Nonno di Panopoli che dice: la Vergine Aura nuota insieme alla dea che nuota. Sembra Dante, di una bellezza classica nella sua semplicità e limpidità meravigliosa. La Vergine Aura nuota insieme alla dea che nuota. E qui accade una duplice ubris da parte di Aura. Offende Artemide, lo offende due volte, non ha quel rispetto che dovrebbe comunque avere verso la propria dea di cui è seguace, ma l'eccesso di
probabilmente di bellezza, l'eccesso di familiarità di Aura con Artemide gli fa perdere il sacro rispetto. Questa è la hubris, andare oltre quanto è consentito, che comporta poi sempre l'intervento di Nemesi, intervento riequilibratore e spesso punitivo, anche in modo crudele e fatale. Aura infatti offende Artemide da una parte perché ammira il suo corpo, lo esalta, dicendo che non sembra Artemide, sembra Afrodite, e quindi quasi invitandola a deporre la sua verginità e a comportarsi come Afrodite, dall'altra esalta il suo corpo, la bellezza dei suoi seni, il suo corpo, come fossero più belli di quelli di Artemide. Quindi una doppia offesa. E infatti Artemide non risponde, ma si reca dopo, subito da Nemesi, figura fondamentale nel mito greco, figura poco descritta, quasi non iconica, quasi non iconica. Qua invece è descritta in tutti i suoi attributi, quindi un passo molto prezioso quello delle Dionisiache del canto 48 su Nemesi, perché appare col segno della ruota, una trokos autokoulistos, quindi una ruota che gira da solo, ed è la terza volta che compare il segno della ruota, prima associato a Dioniso stesso, poi ad Aione, adesso a Nemesi. Nemesi che è tutta doma, detta anche Adrastea, Linea Luttabile. I suoi attributi qua vengono messi in scena tutti da Nonno di Panopoli, sono il grifone alato, la frusta, che abbiamo visto essere già di Artemide, già della Luna, già di Pan e dello stesso Dioniso, segno di sovranità, segno egizio, segno anche però delle Erinni, segno di punizione, di vendetta, di giustizia implacabile. E quindi abbiamo questa messa in scena come geografica di Artemide che si lamenta da Nemesi, e Nemesi subito, la Vergine Adrastea, secondo altri mitografi, è lei la costellazione della Vergine, interviene, diciamo, ponendo già le precondizioni della punizione di Aura, frustandola, una frusta di serpenti, frusta Aura, i fianchi di Aura, con una frusta di vipere, e colpendola anche con il disco circolare. Con questo trokos, kouklos. Naturalmente è un intervento invisibile ad Aura, ma magico, sciamanico, ma efficace, performativo, perché Aura adesso viene indebolita proprio intorno alla cintura e lì interviene Dioniso, punto dall'estro di Eros, aiutato da una ninfa delle sorgenti, come molti compaiono nelle Dionisie, che da una ninfa Adoniade, la quale gli fa presente che è impossibile convincere Aura a concedersi i piaceri di Afrodite, tanto è dura la fanciulla, tanto è chiusa nei riti di Artemide, che solo con l'astuzia si può vincere. E così Dioniso usa la stessa astuzia che usò per vincere Nicea, cioè trasforma in vino l'acqua di una sorgente, Aura setata, beve una bevanda che non ha mai bevuto, che stordisce il vino, si addormenta. Un sonno pesante, un sonno da cui non si sveglierà per lungo tempo, e Dioniso coglie la sua verginità in questa situazione. Anche qui sembra una scena allegorica: Dioniso, cioè il fuoco, oppure Dioniso, la vegetazione, il fuoco che è dentro la vegetazione, che vince Aura, l'aria, cioè soprattutto anche Artemide legata all'aria. Secondo alcuni studiosi, Artemide, cioè l'etimologia indica l'orsa, ma secondo altri indica colei che taglia l'aria. Aspetti tragici, da tragedia ma anche da commedia, vengono messi in scena, toni simili vengono messi in scena nelle Dionisiache, a risveglio per descrivere l'ira, un'ira che rende folle Aura, il suo dolore, qui veramente è con la nostra sensibilità molto commovente, in realtà la sensibilità mitografica mette in scena ma non partecipa più di tanto sentimentalmente a questo dolore che viene pur spettacolarizzato, dolore di un'amazzone che non è più amazzone, perché non è più vergine, la verginità nell'amazzone è componente sacrale, rituale della loro forza, anche bellica, e Aura si vendica facendo strage di caprai, di bovari, di vignaioli, non sapendo chi è che ha colto la sua verginità, ma intuendo che deve essere qualcuno che abita i boschi, e uccidendo i vignaioli, già intuendo che è stato Dioniso. Non solo. Compare Nicea a consolarla perché è una figura doppia. Nicea è più dolce, ma è assolutamente identica ad Aura. Quindi c'è un alfa e un omega anche a livello di ierogamia dionisiache all'inizio del poema e alla fine.
Ma nonostante l'intervento di Nicea, non si placa questa ira folle, questo colosso, questa mania di Aura, che mette alla luce comunque due gemelli. Ecco, il tema dei gemelli è un segno, i gemelli sono un segno sacro. Ricordiamo appunto, abbiamo prima accennato che ogni eroe ha un gemello, Oreste a Pilade, Teseo a Pirito, Eracle a Iolao Filottete, cioè, quindi l'eroe è sempre in coppia. I Cabiri erano cinque, cinque sono le donne sacre a cui amate da Dioniso nelle Dionisiache, cinque erano i Cabiri, cioè Efesto, Prometeo, Eracle e i due Dioscuri, oppure Casminos o Cabiros, che è un epiteto di Hermes. Quindi il fatto che nascono due a tempo, due figli uguali, due gemelli, è un segno ierofanico per gli antichi. Cosa succede? Che purtroppo uno di essi infatti non viene nominato. A nome, viene addirittura divorato, inghiottito da Aura, che così vuole vendicarsi contro Dioniso. Già prima abbandona i due gemelli, vengono allattati da una pantera, poi torna, uno lo uccide, lo seppellisce nella sua gola, dice in modo crudo ed enfatico, nonno di Panopoli, l'altro viene salvato da Artemide stessa e si chiamerà Iobacco, viene associato ai riti di Eleusi, quindi ha un nome misterico. Un nome rituale viene allevato, dato da Artemide alle baccanti di Eleusi. E così si conclude il canto 48, l'ultimo delle Dionisiache, con Dioniso che con quest'ultima epopea frigia, quindi dalla terra della sua nutrice, della sua madre spirituale, della sua protettrice, che è Rea, questa poi Cibele, questa forma ginnocratica. Matriarcale, ma soprattutto gimnocratica, femminocratica, delle divinità più antiche della Grecia, che sono tutte femminili, più antica di Era, più prestigiosa di Era, dalla Frigia di Rea, con Arianna già costellazione, Dioniso sale nell'etere, sale sull'Olimpo e lì siede a tavola con chi? Con Apollo, un Apollo sunt thronos, asceso in trono, Apollo è complementare, come abbiamo detto più volte, a Dioniso, e con un figlio di Maia, un Hermes, Sunestios, un Hermes del focolare che condivide fuoco di Estia. Molto bella questa scena di Dioniso felice a tavola che sull'Olimpo abbandona il suo stesso vino perché ora ha il nettare degli dei, dio della coppa, beve felice con Apollo della regalità e con Hermes del fuoco.